Buonasera a tutti. Allora, punto della situazione per quanto riguarda gli strumenti utilizzo fiscale è che hanno avuto delle evoluzioni piuttosto significative proprio di recente. La forma più, diciamo così, antica a livello progettuale, che erano in questi termini, tra quelle descritte prima da Fabio, è il certificato di compensazione fiscale. È nato nel 2012, io personalmente ho parlato per la prima volta in alcuni articoli usciti 7 anni fa, ed è basato appunto sul concetto di creare uno strumento che ha la possibilità di essere utilizzato a compensazione del pagamento di somme altrimenti dovute alla pubblica amministrazione, dico di tasse, imposte dirette, imposte indirette, contributi, IVA, a dire che abbiamo annullato. L'idea poi prendere mosse da scuole di pensiero economico che sono in realtà non così nuove perché sono producibili a movimenti o capitalismo che ha identificato fin da praticamente inizio del Novecento, che in un sistema economico dove la moneta non è agganciata a un bene fisico, una culturale per esempio, quello che dà valore al denaro sostanzialmente è un'autorità statale che accetta un determinato pezzo di carta reale in pagamento di obbligazioni finanziarie sui confronti. Prendendo posto da questa idea, comunque è stata ulteriormente sviluppata da economisti della Modern Monetary Theory che ha sviluppato concetti e analisi molto sonanti e molto in linea con quello che vi sto spiegando e che continueremo adesso a illustrare. L'idea di conseguenza è appunto di immettere nel sistema economico degli strumenti che per quanto riguarda la CCF hanno l'apparenza, mettiamola così, di titoli di Stato, che però non sono titoli di indebitamento, quindi non sono titoli che lo Stato emette, colloca in cambio di euro per impegnarsi poi a rimborsarli in euro, capitale, interessi, a scadenza. Sono titoli che vengono erogati gratuitamente, okay, secondo modalità che spiegherò, e che vengono distribuiti sostanzialmente al pubblico, ai cittadini, aziende per ottenere l'effetto di incrementare la capacità di spesa, incrementare la possibilità di effettuare acquisti, di effettuare transazioni, di effettuare investimenti pubblici e che danno la possibilità al titolare di ridurre dei pagamenti che altrimenti avrebbe dovuto effettuare in un prossimo futuro ed è stata identificata quindi la scadenza di 2 anni, di 24 mesi tra il momento dell'attribuzione e il momento della possibilità di. In pratica è un po' come trovarsi in possesso di un BTP a 2 anni, un BTP a 24 mesi, con l'unica differenza che mentre il BTP a 2 anni alla scadenza lo rimborsano al finale, il CCF a 24 mesi lo posso utilizzare a compensazione di imposte. Questo titolo però non lo immediato, perché siccome c'è la certezza che potrò utilizzarlo per ridurre delle tasse che altrimenti dovrei pagare nel prossimo futuro, ci sarà un mercato di scambio, un mercato di transazione in cui potrò monetizzarlo vendendolo contro euro, esattamente come venderei un BTP, un bono, CCT. Oppure si creerà anche un circuito di utilizzabilità tra privati. Nel momento in cui questi titoli, questi strumenti finanziari vengono diffusi tra il pubblico, a questo punto il pubblico stesso si scoprirà che ha la possibilità, su base volontaria, di scambiarselo tra privati. Fare un esempio pratico, ci saranno catene di grandi distribuzioni, ci saranno negozi, ci saranno esercizi commerciali, ci saranno catene di distribuzione di benzina, ci saranno public utilities, non so, società del gas, la proprietaria, eccetera, eccetera, che vi accetteranno indifferentemente euro o titoli fiscali in pagamento di quello che è euro. A questo punto abbiamo ottenuto uno strumento di pagamento che circola a fianco. Quando arriva a fianco dell'euro, questo è un passaggio che secondo me è estremamente significativo perché tutto il dibattito, o insomma, quantomeno buona parte del dibattito intorno ai problemi dell'economia italiana in particolare, da diversi anni qua, si è incentrato sul concetto bisogna restare nell'euro o bisogna uscire dall'euro. È un passaggio su cui vorrei veramente invitare a riflettere perché il sistema
sistema che si è venuto a creare con l'ingresso di 19 paesi la moneta unica è un sistema fortemente disfunzionale. Ed è disfunzionale per i motivi che accennava Fabio prima, che esiste un'entità centrale come lo Stato, che è indipendente da qualsiasi autorità governativa, che produce la moneta e che non garantisce più l'indebitamento pubblico dei singoli Stati. Quando l'Italia metteva titoli di Stato in lire, sapeva che esisteva una banca centrale nazionale, pur essendo dotata di certi livelli di autonomia, di indipendenza, eccetera, alla fine era un garante di ultima istanza del debito che viene emesso. Per cui la possibilità di un default, di insolvenza dello Stato italiano, era sostanzialmente una possibilità teorica a cui non credeva in pratica nessuno. Come nessuno oggi crede che gli Stati Uniti possano fare default sui titoli di debito pubblico in dollari. Nessuno crede che la Bank of England lascerebbe che il governo inglese andasse in default sul debito pubblico in sterline, eccetera. Questa è la situazione sostanzialmente di tutti i paesi del mondo, di tutti i paesi con qualche rilievo economico quantomeno, salvo appunto di quelli che hanno preso questa decisione di entrare nella moneta unica. E il problema principale poi è questo. Si aggiunge a un altro, che è il fatto che la moneta, essendo la stessa per 19 paesi con caratteristiche diverse, per qualcuno è troppo forte e per qualcuno è troppo debole. Qui c'è un gran disequilibrio di bilanci commerciali, di disordinamento di bilanci di pagamento, che però potrebbe anche essere gestito in un'altra maniera. Per esempio, se l'Italia fosse libera di fare la politica economica e fiscale che preferisce e si trova con una moneta che è troppo forte per la sua economia, quindi ha una competitività delle aziende penalizzata rispetto per esempio alla Germania, se non avesse i limiti di deficit di bilancio potrebbe semplicemente decidere di abbassare fortemente le tasse alle aziende, di ridurre il cuneo fiscale e così via. Quindi anche in presenza di un problema di competitività tra diversi paesi, la leva fiscale può essere utilizzata, ma l'euro ha bloccato anche la possibilità di utilizzo della leva fiscale perché ha introdotto limiti di deficit e di debito pubblico, quindi limite del 3%, limite del 60%, fiscal compact che direi sia ancora più rigorosi e restrittivi, eccetera. Questi limiti, tra l'altro, poi hanno una logica, un'origine che parte appunto dal problema che fin dall'inizio si è deciso che ogni Stato dovesse far da sé e dovesse essere responsabile del suo indebitamento pubblico. Quindi non esisteva più un prestatore di ultima istanza, un garante di ultima istanza, perché la Banca Centrale Europea infatti non lo è e non la dice l'Italia. Tornando al problema del debito pubblico, di conseguenza, qual è la cosa veramente drammatica, il problema che l'Italia si è tirata in testa, diciamo, fino a prova contraria inconsapevolmente, perché semplicemente perché non è stato correttamente compreso e analizzato nel momento in cui si è entrato nell'euro. Non solo e neanche prevalentemente il fatto che la moneta unica tra Europa del Sud, Europa del Nord, Italia e Germania era troppo forte per l'Italia e troppo debole per la Germania. Questo era un problema, se vogliamo paradossalmente, addirittura un problema secondario. Il vero problema è che l'Italia aveva un debito pubblico del 120% del prodotto interno lordo già allora, e questo debito pubblico, che però era sostanzialmente una forma di risparmio detenuto dai propri cittadini presso il Ministero dell'Economia, è un IBOT che chi magari ha la mia età, magari anche un po' più giovane, insomma, ha vissuto gli anni 80, eccetera, è la forma di impiego del risparmio in realtà tipica e prevalente presso i cittadini italiani, che tutti gradivano sostanzialmente utilizzare come forma di impiego del proprio risparmio perché rendeva qualche cosa in più dell'inflazione, era sicura e garantita. Quindi nel momento in cui uno aveva quattro soldi da parte e non voleva fare cose particolarmente sicure e rischiose, si comprava un botte, si comprava un CD. Quindi era risparmio presso il Ministero dell'Economia. Era una forma di ricchezza in effetti, perché a fronte del debito pubblico esiste un risparmio privato. Per un paese che non ha situazione di scompenso sistematico di posizione finanziaria sull'estero, di debiti commerciali, l'Italia non ha,
ancora oggi l'Italia viaggia costantemente con del surplus commerciale tra i 50 e 60 miliardi di euro all'anno. Quindi l'Italia non ha bisogno di attrarre capitale dall'estero. Se qualcuno vuole venire a investire risparmio in Italia perché identifica l'opportunità, ora ci venga, ci può stare. Ma non è, come ci vogliono far credere, una necessità. Non è che abbiamo bisogno di dipendere dalla carità o dalla benevolenza del pensionato norvegese, del megafondo di investimento statunitense o della superbanca francese. L'Italia genera il risparmio che le serve per condurre le proprie attività economiche all'interno del paese. Il problema è che lo Stato italiano non è più in grado di finanziare il sviluppo del paese se non chiedendo a prestito soldi espressi in una moneta che lo Stato italiano non emette, non garantisce e di conseguenza è soggetta a un rischio di default semplicemente per motivi corretti, non corretti, speculativi, non speculativi, con una logica o senza una logica, a un certo punto i mercati finanziari possono decidere che trovano il livello di indebitamento pubblico eccessivo, non si fidano, non vedono una strategia di riduzione. La necessità quindi effettivamente è da un lato che l'Italia si riappropri di un proprio strumento di finanziamento del proprio sviluppo e della propria vita economica. Dall'altro lato però questo debito espresso è una moneta straniera, perché per l'Italia l'euro è una moneta straniera, perché non è l'Italia che lo gestisce e lo controlla. Questo debito effettivamente deve diminuire, ma la maniera di diminuirlo non è continuare a tagliare la spesa, non è continuare a aumentare le tasse, non è spendere pezzi di patrimonio pubblico. Questa strategia è stata tentata massicciamente, soprattutto fra il 2011 e il 2013, ricordate la prima crisi dello spread, ricordate l'avvento di Monti al governo, sono fatte azioni violente di cosiddetto consolidamento fiscale, di austerità. E l'Italia come si è ritrovata? Si è ritrovata con 13 trimestri consecutivi di recessione, con 5 punti di PIL perso, con decine di migliaia di aziende fallite, con il raddoppio delle persone in situazione di povertà sia assoluta che relativa, e con il debito pubblico che il rapporto al PIL, lo dice, vabbè però almeno l'avremmo ridotto, no, è aumentato di 13 punti percentuali, aumento che non si era mai verificato né prima né successivamente. Per cui l'austerità si è ritrovata una politica disastrosa, catastrofica, non solo per quanto riguarda i suoi effetti sull'economia reale, ma anche ai fini di questo concetto di consolidamento, cosiddetto consolidamento delle finanze pubbliche. L'Italia ha bisogno di ridurre il debito da rimborsare in euro, ma questa riduzione in proporzione ai livelli di competitività economica, quindi in proporzione al PIL, ma questa riduzione non può avvenire via austerità, è proprio fatto il metodo. Non può avvenire via tagli e via tasse, può avvenire sostanzialmente solo emettendo uno strumento che effettui quell'immissione di risorse economiche che riattivano domanda, che riattivano capacità di spesa e che riattivano consumo senza essere soggette alla speculazione finanziaria perché sono agganciate a qualcosa che lo Stato italiano gestisce. E questo qualcosa è appunto la capacità di imposizione fiscale, perché l'unione fiscale a livello di Eurozona, a livello dell'Unione Europea, non è stata attivata, non c'era volontà di attivarla, ogni Stato gestisce autonomamente in pratica la propria fiscalità. Per cui se lo Stato italiano decide quali sono le tasse che vengono introdotte, può anche decidere a un certo punto un determinato titolo che è utilizzabile a compensazione di questi pagamenti fiscali. Ovviamente qui non stiamo parlando di aver diventato l'albero di zecchini d'oro, perché poi quando fai questi ragionamenti salta puntualmente fuori qualcuno che dice sì, vabbè, voi state seminando i soldi pensando che spunti l'albero tra quei fogli, eccetera, eccetera. E ancora così questo tipo di metafore completamente che vabbè, finché ci si scherza sopra, però sono completamente prive di collegamento con la realtà. Non si sta dicendo che questa emissione di strumenti finanziari
sta dicendo che bisogna immettere nell'economia italiana un quantitativo sufficiente di strumenti, con una forma di fatto di moneta parallela o complementare, sufficiente a riattivare la capacità produttiva del sistema economico. Oggi il sistema economico italiano sta viaggiando su livelli di attività molto inferiori al suo potenziale. Per questo lo avvisiamo constatando che la disoccupazione è alta, 10% della forza lavoro. La sottooccupazione è ancora più alta, se consideriamo anche le persone che vorrebbero, neanche si iscrivono alle liste di collocamento perché sono sfiduciate o rassegnate sul fatto di non poter trovare lavoro. I part-time volontari, cioè perché vorrebbero lavorare in pochi, non sono ingenti, precari, sottopagati, tempo parziale, eccetera, eccetera. La disoccupazione effettiva in Italia è stimata intorno al 25%, quindi un sottoperito di risorse spaventoso. Noi dobbiamo rimettere nel sistema economico quel quantitativo di strumenti accessori e complementari sufficiente per sostanzialmente rimettere al lavoro queste persone. Fare in maniera tale che la disoccupazione del 10% scenda a livelli molto più bassi, potrebbe essere probabilmente 2-3%, e contando anche i part-time volontari, eccetera, il 25% scenda qualcosa di iniziare a 5%. Cioè, una situazione in cui fondamentalmente chi vuole trovare lavoro a tempo pieno, condizioni decorose, abbiamo effettuato delle stime, delle valutazioni che poi si riflettono anche nei dettagli attuativi del progetto. Sono stime naturalmente che hanno immagini di approssimazione, però non è che sia necessario prevedere con certezza matematica decimale che livelli di emissione saranno necessari. Il punto è partire, cominciare a immettere risorse economiche, risorse finanziarie nel sistema, e poi crescere gradualmente fino al punto in cui la disoccupazione sarà rientrata a livelli molto più bassi. E poi tra l'altro c'è anche l'altro indicatore, la Banca Centrale Europea dice costantemente che ha un obiettivo di inflazione moderata, bassa, però vicino al 2%. L'Italia ha livelli molto più bassi e anche questo è un indicatore del fatto che non c'è sufficiente capacità d'acquisto nell'ambito del sistema. Quando sarà constatata la risalita dell'inflazione e la discesa della disoccupazione, a questo punto si potrà rallentare l'afflusso di nuove risorse finanziarie nel sistema economico, perché non sarà più necessario spingere ulteriormente. Come una macchina che bisogna di essere riavviata, comincia a accelerare con una certa velocità per i quattro in quinta, preme il pedale gradualmente, però costantemente accelera, 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 e quando è raggiunto la tua velocità di crociera, con navi tranquillamente, secondo quello che può essere un passo normale dell'economia, sia a livello di velocità che a livello di crescita. Questo si può fare. Le stime che abbiamo effettuato sono che si può partire con emissioni che possono essere il primo anno pari a una trentina di miliardi, per poi crescere gradualmente, arrivare ogni anno a immettere nel sistema economico una stima intorno a un centinaio di miliardi di euro. Siccome poi passano due anni tra il momento in cui vengono assegnati, vengono attribuiti questi titoli fiscali, il momento in cui vengono utilizzati, quindi annullati, che si compensano contro tasse, il livello massimo di titoli fiscali, cioè di compensazione fiscale, se utilizziamo strumento in questa forma, che saranno in circolazione, raggiungerà un livello stimabile di circa 200 miliardi. Paragoniamo tra l'altro questo al dato che citava prima Fabio, che il circolo nel sistema economico italiano, circa 4.500 miliardi di attività finanziaria, quindi non stiamo parlando di una crescita spaventosa o abnorme, stiamo parlando di metterne un quid in più che qualche punto percentuale superiore a quello che c'è adesso e che è semplicemente il livello che serve per riattivare quella capacità produttiva che ci fa recuperare la produzione, l'occupazione del PIL che si è perso in questi anni di crisi. Dall'altro lato, siccome a questo punto tutto quello che ci serve a livello di maggiori risorse lo introduciamo in questa forma, il debito pubblico, quello realmente pericoloso, quello da rinforzare,
borsari negro, ma è pericoloso perché? Ma non perché è 130, 120, un'altra percentuale, perché gli euro non li emettiamo. Teniamo conto che molti paesi che sono andati in default su debito in moneta straniera ci sono andati con il livello di rapporto debito-PIL, in realtà molto bassi. L'Argentina è andata in default nel 2001 perché era debito denominato in dollari, ma la percentuale di debito pubblico sul PIL era al 40%, che è un livello che sarebbe stato considerato molto basso. Ma anche un livello basso, ma espresso in una moneta che non controlli tu e che per la tua economia è troppo forte, e comunque sei. Quello che dobbiamo mostrare ai mercati finanziari è una cosa molto semplice. Noi finalmente possiamo prendere e rispettare l'impegno, perché è anche nel nostro interesse di ridurre il debito da rimborsare in euro in rapporto al PIL. Tra l'altro esiste anche una definizione compresa, contemplata nei trattati delle organizzazioni europee, il cosiddetto debito secondo i criteri di Maastricht o Maastricht Debt, che è molto precisa. Questo debito comprende tutto ciò che deve essere rimborsato in euro e non comprende nessuna forma di titolo fiscale utilizzabile in compensazione, che già esistono partite con questa natura, credito, ristrutturazione immobiliare, anche perdite pregresse di società che hanno organizzate e possono utilizzare in futuro, ma tutto questo nella definizione di debito pubblico non c'è. Ma è anche giusto che non ci sia, perché la preoccupazione nel momento in cui si è presa la decisione a monte che la BCE non garantisce i debiti di vari stati, in giro discutibile, però è stata presa del problema. A questo punto la preoccupazione deve essere quella di avere un percorso discendente del debito che può generare tensioni sui mercati finanziari e fenomeni speculativi, che è quello che dobbiamo costantemente rifinanziare. Se non introduciamo uno strumento che ci permette di espandere l'economia e di ridurre nello stesso tempo il rapporto fra Maastricht e debito secondo i criteri di Maastricht e prodotto interno lordo, ai mercati possiamo dire: guardate, noi non vi stiamo chiedendo nulla di più di quello che chiediamo oggi, anzi finalmente vi mostriamo un percorso di rientro, ok, che ti pone in situazione molto più tranquilla di oggi. Dopodiché noi facciamo circolare uno strumento che ci gestiamo nell'automamente, che ha solo scopo di riattivare le risorse produttive inutilizzate nell'ambito della nostra economia. Se qualcuno mi viene a dire: ma cosa succede se poi questi governanti le mettono troppo? Se le mettono troppo vorrà dire che sarà così tanto, che sarà difficile utilizzare tutti questi titoli fiscali a fronte alle imposte future da pagare, ma sarà un problema mio. Allora però un fenomeno di inflazionamento che svilirà il valore del CCF, del titolo fiscale, ma non avrà impatti sull'euro. Quindi è un problema puramente interno italiano, che è uno strumento di gestione dell'economia che non pregiudica la situazione di nessuno al di fuori dell'Italia. Di tutto questo la BCE e l'Unione Europea non è che ci sia bisogno di spiegare nulla, nel senso di bisogna ottenere permessi o autorizzazioni. Tutta questa impalcatura è perfettamente coerente e compatibile con la situazione dei trattati e regolamenti così come sono oggi. Quindi non è che si va a Bruxelles, a Francoforte, a chiedere il permesso di fare qualcosa. Si attua uno strumento che è compatibile con la situazione attuale e che migliora la posizione, la situazione di rischio di tutto il sistema, in quanto mostra ai creditori un percorso di riduzione del debito da rimborsare. Quindi questa è la finalità. Dopodiché la possibilità di emettere questi strumenti dà allo Stato italiano delle leve per condurre una politica economica. Fatto la decisione, questa è una decisione di natura politica, di dove allocare queste risorse. Se lo Stato italiano, la Repubblica italiana, può arrivare a emettere nel giro di qualche anno un totale su base anno di 100 miliardi di euro, che è la nostra stima, andrà stabilito sostanzialmente che tipo di impiego dare. E qui abbiamo esaminato varie possibilità che però saranno alla fine frutto di una scelta di natura politica, che possono essere integrare spesa sociale, individuare prestazioni sanitarie, assistenziali.
finanziari, tendenziari, eccetera, far ripartire in questi eventi economici, specialmente sul territorio, con interventi pubblici, utilitari, nutrizione, infrastrutture, eccetera, eccetera. Ridurre le tasse ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi, cercando di privilegiare soprattutto quelli oggi più svantaggiati, disagiati, quindi la fascia più basso e più basso, e anche ridurre la tassazione alle aziende, quindi migliorare la competitività aziendale, non perché metto l'azienda nella possibilità di dare meno soldi netti in busta al dipendente, ma perché riduco gli oneri accessori. Per esempio, un dipendente che guadagna 1.500 euro netti al mese, all'azienda oggi ne costa circa il doppio per l'effetto del famoso cuneo fiscale, quindi 3.000 euro al mese. Si può dire che l'azienda continua a pagare 3.000 euro al mese, 1.500 a titolo di retribuzione, con il resto in termini di tasse a carico del dipendente, contributi sociali dell'azienda, paga con un sostituto di imposta, però l'azienda viene risarcita parzialmente. Qualcosa tipo, non so, 200 euro al mese in forma di CCF, in forma di titoli fiscali. Questo vuol dire un immediato miglioramento della competitività delle aziende, che ha la finalità di evitare che questo potere d'acquisto addizionale che stiamo immettendo nel sistema economico si divida poi verso l'acquisto di beni esteri, in quanto si creerebbe un peggioramento di saldi commerciali che erode una parte dell'impatto positivo sull'economia del maggior potere d'acquisto che ho messo in circolazione. Sostanzialmente si dice: io regolo anche la competitività perché ho due tipi di intervento, uno sulla domanda e uno sulla competitività delle aziende. E anno dopo anno posso fare una operazione di fine tuning, di sintonizzazione, in maniera tale da cercare di massimizzare i benefici della maggiore domanda che metto sul mercato e quelli in termini di ottenere i migliori effetti possibili in termini di miglioramento della competitività aziendale. Il motivo per cui vogliamo restare, e questo lo sottolineo ancora, nell'ambito dell'assetto istituzionale dell'Unione Europea e dell'Eurozona, nonostante siamo critici evidentemente di tutto quello che è avvenuto, io personalmente, non perché avesse nessuna particolare voce di chiaroveggenza, ma perché avevo letto quello che dicevano molti insigni economisti che parlavano di queste eventualità 10 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima, Nicola Scaldor, Rudolf Borkusch, Milton Friedman, Warren Godley, economisti di tutte, tra l'altro, le aree politiche di tutte le scuole di pensiero, praticamente erano unanimi nel dire il progetto moneta unica europea, se tutto va bene, è inutile. Se qualcosa va storto, rischia di scatenare una catastrofe. E l'hanno previsto esattamente sulla base di tutte le considerazioni che poi abbiamo visto corrispondere agli avvenimenti successivi. Fin dall'inizio, semplicemente perché avevo letto quello che pensavano questi signori, quando qualcuno mi chiedeva che cosa pensi, non ti serve una bella nuova congresso all'interno della moneta unica, questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo e queste preoccupazioni sono arrivate completamente fondate. Per cui l'Italia nell'euro non ci sarebbe mai dovuto entrare, anzi l'euro non andava fatto. A meno di giustificarlo sulla base di considerazioni di natura politica e non economica, l'euro dovrebbe essere il collante di unire dei paesi per portare poi all'integrazione politica. Stiamo verificando che nulla di tutto questo sta succedendo. Europea, una chimera che non si vede quando mai potrà concretizzarsi, però questi sono discorsi molto più ampi e complessi. L'euro è stato fatto. La preoccupazione a questo punto, siccome c'è, dobbiamo sostanzialmente sminarne le disfunzioni, dobbiamo sminarne le cause che lo rendono nocivo. Qual è la maniera migliore per intervenire nel modo più efficace dal punto lasciatemi dire meccanico, chirurgico, qual è il tipo di intervento che è più efficiente, perché stiamo parlando di un qualcosa che nel momento in cui lo si va a toccare effettivamente sembra un po' una mina indesposta che dici la devo disinnescare, però se la tocco magari mi
può firmare. E questo è il problema che tutta la scuola di pensiero degli economisti che ha fatto comunicazione contro l'euro in questi anni non è mai riuscita realmente a chiarire. Cioè, se vogliamo uscire dall'euro, tecnicamente come si fa? Come si superano i problemi tecnici operativi e poi, prima ancora, com'è che si raggiunge il consenso politico necessario? Fin da quando ho cominciato a lavorare personalmente su queste idee, ed era 7 anni fa, il problema mi è sempre passo e per cui va identificato un meccanismo che è un meccanismo non esplosivo, non deflagrante, per disinnescarlo. Io penso che questo, che ripeto, può assumere varie conformazioni. I certificati di compensazione fiscale, che io chiamavo certificati di credito, ma compensazione è invece il termine più corretto, perché credito fa pensare a qualcosa che deve essere rimborsato in euro. Correttamente, in effetti, sono certificati di compensazione, perché il compenso riducendo pagamenti che altrimenti avrei dovuto effettuare. A me sembra il sistema più efficace e più rapidamente implementabile. Il SIRE, si parlava precedentemente, è un'evoluzione che crea una piattaforma integrata che di fatto rende questo tipo di innovazione ancora più fruibile, più estensiva, più praticamente quotidianamente utilizzabile. Io avevo pensato inizialmente a qualcosa che assomigliasse al titolo di Stato e mi ero fermato a quello, perché la piattaforma di utilizzo di interscambio digitale estende le potenzialità dello strumento. Dall'altro lato, la versione CCF, credo, questa è la sua opinione, può essere quella di implementazione più rapida, l'altra forse richiede leggermente più lunghi, però una volta che si è partiti può diventare un fatto tecnico, quello di creare estensioni e creare strutture, infrastrutture che rendano lo strumento fiscale sempre più efficace e sempre più diffuso nella sua potenzialità e nella sua. L'essenziale è sostanzialmente sbloccare la situazione e creare un consenso politico che spinga effettivamente all'introduzione di questi strumenti. È una battaglia che stiamo combattendo, che è una battaglia, che è una nuova lotta, che è un nuovo processo di comunicazione, un processo che si sta cercando di far comprendere le valenze di questa possibile riforma. Si è arrivati a dei passaggi importanti perché intanto un progetto di legge sui certificati di compensazione fiscale, la proposta di legge è stata depositata un po' più mesi fa, ad agosto quest'anno, proprio nel momento in cui l'altro stava cambiando l'assetto del governo, la maggioranza già governa, quella già rossa, eccetera, ma sostanzialmente è stata presentata una proposta di legge, per il progetto anche la presentazione che abbiamo tenuto a Roma nel dicembre scorso, che è stata sottoscritta da 190 parlamentari del Movimento 5 Stelle, circa 25 deputati, un numero ancora maggiore, oltre 60 senatori. Quindi stiamo parlando su una rappresentanza del Movimento 5 Stelle di 230 parlamentari, comunque la rappresentanza su un 30 dell'ambito parlamentare italiano di più di un quarto, quasi un terzo dei parlamentari complessivi che hanno sottoscritto. È un passaggio importante, un passaggio significativo, senz'altro. Evidentemente servono vari altri passaggi, perché per il momento non siamo ancora alla maggioranza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno avuto. Una volta che fosse la maggioranza, poi il Movimento 5 Stelle ha governato il PD, partito di stretta osservanza dogmatica, lasciatemi dire, europeista. Arrivare a un consenso parlamentare per arrivare a queste posti di legge, a portarle in aula, a votarle, a approvarle, e poi bisogna anche che ci sia un governo che una volta che lo strumento in mano per esistere la legge gli faccia parte attiva per dare attuazione pratica. Per cui è un passo significativo, per essere nuovo vari anni. Però si è fatta della strada significativa, si è delineato un percorso con dei dettagli tecnici di attuazione molto specifici. Io penso che quello sia estremamente importante e in tutta franchezza non vorrei che sembrasse poi io sono questa forma il primo che ha parlato in Italia e un membro del gruppo di lavoro che degli esperti economici qui presenti che l'hanno sostenuta, ci hanno lavorato sopra, hanno contribuito a estendere, eccetera, eccetera. Quindi,
evidentemente sento questa frattura personalmente molto mia, ma questo non vuol dire che mi vada bene questa e ho una cosa che contiene degli effetti equivalenti. Voglio dire, se esce un altro progetto completamente diverso, che è altrettanto efficace, ma per carità di Dio, personalmente quello che desidero è quella situazione assurda in cui si viene pure a trovare l'economia italiana, ma a un certo punto apre a fine. L'economia riparta, i giovani e anche i non giovani ritrovano il lavoro. Se un ragazzo finisce la scuola e non debba avere andare all'estero come sblocco professionale pressoché obbligato perché non ci sono possibilità in Italia, poi all'estero se ci vuole andare perché i suoi studi lo portano lì. Se lo fa su base volontaria va benissimo, ma non perché non trova opportunità magari in Italia, questa è la situazione di oggi. Non abbiamo un declino, un degrado infrastrutturale pauroso, non abbiamo tante aziende che potrebbero benissimo essere competitive sul mercato, che soffrono, sono costrette a chiudere, non abbiamo livelli di povertà che sono triplicati rispetto a prima della crisi e non si riesce a farli entrare. Deve terminare questa situazione. Io progetti alternativi, sinceramente, essendo occupato di tutto questo da 7 anni, non ne vedo. Poi magari manca bella fantasia, magari ci sono e non sono emersi, però non ho sentito proprio nessuno. Queste sono per possibilità delineate sul piano tecnico in maniera piuttosto precisa, possono essere migliorate, qualcuno può introdurre una cosa con un nome diverso che funziona pure meglio, va tutto bene. Quello che non va bene è essere bloccati perché appunto siamo ancora nella situazione di non essere usciti dalla caverna, continuiamo a credere alle fandonie di chi ci racconta che l'Italia non può far ripartire la sua economia perché c'è il debito e non può far ripartire l'economia perché è una mezzo per condurre una politica economica. Questa è un'assurdità che non ha nessun senso. Quando un paese ha risorse produttive sottoutilizzate non può assolutamente giustificare il tenere grossa parte della propria forza lavoro, delle proprie risorse inoperose per mancanza di un qualcosa che si può produrre a costo zero in qualsiasi momento. Questa è un'assurdità, una bugia terrificante, la si sente ripetere costantemente, l'argomentatore non so quanto in buona fede, non so quanto in mala fede, ma deve essere chiarissimo che stiamo parlando di una colossale bugia, che è una bugia che sta facendo danni a milioni di persone in termini di vite, in termini di realizzazione professionale, in termini di perdita, di anche quando essere molto terra a terra, in termini di capacità di reddito, in termini di benessere economico.